Signori, siamo tornati dal Vaping Expo e Stefanello ha preso una chicca della Madonna e non mi ha avvertito perché sennò l'avrei presa anch'io e quindi adesso mi tocca aspettare che esca. Parliamo della V-Sticking, come si chiama il modello? VK Sma, roba bella. Ed eccoci qua con questo magnifico gioiellino marchiato V-Sticking, la VK Sma Auto Bottom Filling Starter Kit. All'interno della confezione troviamo una VK Sma device, una ADA che praticamente sarebbe una testina con una resistenza da 0,3 in 211 Ni, cavo per controllo di temperatura, una testina rigenerabile, 3 ml di tank, manuale di istruzione, un tappino di silicone, poi vedrete il perché, USB e carta di garanzia, V-Sticking e le classiche diciture carbon, la nostra Auto Squonker, prodottino veramente veramente bello con il suo serbatoio che adesso vi farò bene vedere. All'interno manuale di istruzioni, cavo di ricarica USB, una testina prefatta da 0,3 e la testina rigenerabile. Qui abbiamo questo gommino, vale viti di ricambio, un tools e due resistenze per poter guidare appunto la testina RBA che adesso vi farò vedere. Cotone, carta di garanzia, manuale di istruzioni. Io ho una versione sample, quindi è solo in inglese, ma nella versione definitiva vi sarà appunto anche l'italiano. Serbatoietto molto molto, io l'ho già riempito di liquido, come potete vedere il gommino che c'è all'interno del ricambio, guardate un po', non esce nessun parte di liquido. Rimettiamolo su. L'accensione della box avviene premendo il tasto di accensione per 5 secondi, V-Sticking, e avete il piccolo display. Allora, innanzitutto vi faccio vedere la cosa importante. Premendo su e giù avete praticamente la regolazione del liquido che deve la box fornire all'atomizzatore, perché è un auto squonk. Premendo su e giù assieme passate dalla DI mode, quindi la modalità per poter appunto utilizzare la testina rigenerabile, alla auto mode. Con l'auto mode voi mettete su le testine prefatte e la box in automatico farà il lavoro. Con 3 clic bloccate la box, anche con la testina non inserita voi potete regolare fino a un massimo di 60 secondi l'erogazione del liquido. Adesso ve la simulo. Come vedete il liquido esce. Se voi premete e tenete premuto il tasto su e giù, in automatico farà uscire il liquido. Va da un minimo di 0 a un massimo di 60, che sono in secondi, a seconda della testina che andrete a utilizzare o a seconda del liquido che voi andrete a inserire nel tank, da 15 a 60 secondi, a seconda del liquido che andrete a inserire all'interno della testina o della testina rigenerabile, dovete regolarlo. Ora andrò a mettere, per farvi un esempio, la testina da 0,3 con il Ni 211, auto mode, ha un connettore proprietario, non è un 510. Adesso metterò su la testina rigenerabile, come vedete ha un deck molto molto semplice. Vado a spostare l'impostazione premendo rapidamente il tasto 5 volte. Entrate nelle impostazioni, dove appunto potete cambiare i gradi centigradi, confermando potete cambiare da Fahrenheit a gradi centigradi, e qui con P1 e P2 potete impostare l'erogazione della box, che come avete visto qua in sovraimpressione vi sono due possibilità di erogazione: potenza 1, potenza 2. Ora andiamo a mettere su la testina rigenerabile, dove poi farò la resistenza. Cosa molto importante, innanzitutto andiamo a mettere la DI mode, 5 clic rapidi, andate a cambiare
il valore in joule, fino a 35 joule, la temperatura da gradi centigradi a Fahrenheit, l'impostazione per il valore del TCR. Questo è molto importante perché a seconda di quello che è, della resistenza che voi andrete a fare, se la farete in acciaio, se la farete in titanio o in Ni, dovete andare ad impostare il coefficiente TCR del cavo che voi state utilizzando. Modificate il TCR, sul manuale vi riporta i vari valori dei vari materiali del Ni 211, dell'acciaio, del titanio e del Ni 200. Io adesso imposterò quella dell'acciaio perché le resistenze all'interno della confezione dovrebbero essere in acciaio. Quindi mettiamo 0,88. Questo è per poter fare il reset della resistenza, che però in automatico, quando inserite l'RDA, lei si va a resettare. Facciamo la build. La resistenza è su una punta da 2,5. Ora sistemiamo la resistenza. Possiamo abbassarci anche leggermente. Ora andiamo a mettere il cotone. Come vi ho spiegato prima, oltre a dover regolare i secondi di salita del liquido, tenendo premuto su o giù, praticamente voi pomperete il liquido all'interno dell'RDA. Però io vi consiglio, in questo punto, drippate il liquido, bagnate il cotone voi, come se fosse un classico RDA, prima di dover utilizzarlo. E adesso rimetterò su una delle testine prefatte, vado a riportare in auto mode perché la utilizzerò con la testina prefatta. Ci vediamo con la mia testa pelata con la prova di svap. VK SMA by V-Sticking, un auto squonker fantastica. Fantastica, in controllo di temperatura con la testina usa e getta in due materiali diversi, quindi Ni 211 resistenza 0,3, acciaio resistenza 1 ohm, oppure l'RBA per farvi la vostra resistenza. Nella visuale dall'alto, nella testina rigenerabile, quando vi facevo vedere le varie impostazioni, mi sono dimenticato di dirvi che quando vedete l'impostazione in joule, loro mettono l'impostazione in joule, però joule watt sono identici, quindi 10 joule sono 10 watt. Prodottino veramente, veramente spettacolare. Sì, veramente top, piccolino, leggero. Avete sia le testine normali che la testina rigenerabile, quindi se volete comprarle già fatte ci sono. Se volete farvela, ve la fate. Ogni volta che tirate, lui ti squonca. In automatico. Innanzitutto dovete impostare la pescata del liquido mandando su e giù i tasti. E se tenete premuto il tasto su, lui manda sul liquido. Ma in automatico, se regolate bene la squoncata, fa tutto lui, non andrete mai in secca. Ogni volta che tirate, appunto, sentite questa vibrazione, che praticamente sarebbe il motorino di pompaggio del liquido. Ogni volta che tirate, viene sul liquido e praticamente non steccate mai. Batteria da 1400 mAh, avendo il controllo di temperatura, anche se c'è questa vibrazione per lo squonk del liquido, dura praticamente una giornata. Avete il controllo dell'aria minimo, non è una cosa così professionale, diciamo, è una cosa, sono due buchini con il cap che potete muovere. Girate e fate la regolazione. Vi è un tiro da guancia flavor, perché se aprite tutto il forno c'è un tiro da flavor. Sì, veramente piccola. E sono questi i prodotti che ho bisogno io, e se lo sapevo l'avrei presa anch'io, ma non mi ha detto niente, quindi... Innovazione super top. Se questa dura tutto il giorno come batteria, cosa che secondo me sarà difficile, però se dura tutto il giorno, questa è la box definitiva, signori. Box definitiva. No, un prodottino spettacolare, portatile, che funziona bene e aromaticamente fa uscire molto molto bene il liquido. Sì, perché alla fine avete una, praticamente anche quelle, le testine normali, quelle già fatte, sono praticamente delle rigenerabili fatte da loro, ecco. Esatto. Cioè non sono le testine prefatte tipo della Barrel, sono proprio, è un deck con una resistenza al cotone, proprio come facciamo noi di solito. Quindi l'aroma esce bene sia in quella rigenerabile che in questa qua.
veramente spacca. Il prezzo quando esce, diciamo anche quando esce, dovrebbe uscire con i primi di novembre, il prezzo non lo sappiamo ancora. La potete preordinarla anche su 3F, su 3F Vape. Su svariati siti sì. C'è già il pre-order, quindi cercate. Tantissime colorazioni, tantissime colorazioni bellissime, tra l'altro come nell'immagine qua sotto. Sì, prossimamente la comprerò io anch'io assolutamente, perché queste sono le cose che piacciono a me, piccoline, leggere, funzionano bene aromaticamente in tutto, e quindi basta, qua è da 10 10. Salutiamo V-Sticking, presto vedrete in recensione anche un'altra box di V-Sticking, una pod di V-Sticking. Salutiamo. Firmate la petizione, tutte le cose, seguiteci su Instagram, perché sennò siete dei cacciari. Iscrivetevi al canale, provatela, signore, provatela, e preordinate, perché veramente spacca tanto. Sì. Quindi con l'ultima svapata di Stefanello nell'obiettivo, ci vediamo al prossimo video, che non si sa qual è. Va bene, ciao.